Buonasera a tutti dal Baggio Park. Terzo appuntamento di questa sera. Si sfidano FC Perego contro l'Atomica Team. Il saluto dei giocatori e pochi spettatori presenti in questo mercoledì di 1 febbraio. Qui che vi parla Matteo Zorloni. Siamo carichi per assistere a un match che sulla carta dovrebbe regalare tantissimo spettacolo. Lancia a cercare Giuliana, colpo di testa, c'è il vantaggio del Perego, 1-0. Che coordinazione del numero 10, maglia bianco-rossa, spettacolo puro, 1-0. Cercare Rossi, il capitano Serra, prova anche la conclusione. Giapparoni, alla ricerca del compagno. Preda, avanza lui, destro! Alto però! Tanto diverbio in area di rigore, Giuliana avrebbe urtato Giapparoni col gomito. Vediamo la decisione di Scuteri. È pronto un cartellino sicuramente. Rosso a entrambi i giocatori, incredibile. Calcio di punizione intanto del Perego. Il destro, palla messa fuori, Serra ci prova lui. Deviata, sarà calcio d'angolo. A Rossi prova anche il tiro. De Vecchio un muro però. Conquista palla intanto Serra, il mancino e la traversa. Per poco non si avvicina al 2-0 il Perego. Finisce la prima frazione, 1-0, spot per noi. Riconquista palla il Perego sul lato di destra. Tocco sotto, tentato da Rossi. Ancora il Perego, il tocco sulla sinistra. Si mangia la chiara occasione da gol. Possibile 2-0. Quindi 86, buongiorno. Destro secco! La chiude il capitano Serra da fuori. È arrivato finalmente il raddoppio. A lungo cercato dai giocatori in maglia bianco-rossa. E alla fine arriva il raddoppio. Paghiamo Marco lo spogliatoio. Adesso vedete che la faccio finire. Destro secco! L'Atomic riapre il match a pochi minuti dallo scadere. Ha trovato la magia in qualche modo da centrocampo con una conclusione spettacolare. Ancora Serra, il tocco centrale, Rossi è libero di calciare, va lui, 3-1, la chiude lui, sullo scadere, il destro imprendibile, arriva anche il triplice fischio dell'allegato, vince il Perego, super spot.